bentornati in un nuovo video stamattina. La mia voce è così, purtroppo siamo tutti male. È partita da lui da domenica con la tosse. Vincenzo pure ha detto che c'ha la tosse con un leggero mal di gola, che poi non è neanche un mal di gola, è proprio un abbassamento di voce. Giuseppe sta nel letto che sta morendo, infatti ci siamo lasciati con il vlog di ieri che non stava bene. Ma adesso sta veramente male, c'ha il raffreddore, pesantissimo, dice che gli fa male la gola, insomma tutte queste cose qua. E niente, Jacopo pure lui stanotte ha avuto anche un pochino di febbre. Insomma, siamo tutti quanti veramente KO. Andiamo, il biglietto l'ho preso. Ok. No, non lo faccio più, tanto subito torno. E quindi mi chiamate un attimo l'ascensore. Siamo tutti quanti, la politica no, siamo tutti quanti veramente KO. Comunque accompagno un attimo Bibi a scuola e poi torno subito, sinceramente stamattina non esco proprio. E perdonate la mia voce, non so se mi sentiate bene, comunque stamattina è così, siamo veramente tutti quanti male. Allora, eccomi qua tornata. Vi volevo far vedere, aspettate che non so se mi vedete, madonna è un casino questa digitale. Allora, prima di tornare a casa sono passata un attimo all'MD, volevo comprare giusto qualcosa, ma massimo spendere 10 euro, invece ho comprato qualcosina in più e una busta intera e altre due cose a mano. Comunque ho preso questo detersivo qua per la lavatrice, sinceramente lo sto quasi finendo, mi sono trovata, visto che il Conad non ha messo belle offerte sul detersivo, l'ho preso all'MD, dall'odore sembra... dal profumo sembra buono, ora sinceramente non lo so. E questo qua è muschio argan e ha 40 lavaggi, quindi speriamo sia buono, ecco. Poi ho preso una cassettina qua di latte e sono 4 confezioni, scusate, 6 confezioni. Poi ho preso questi ruoti qua in alluminio rotondi, perché sabato i bimbi devono portare un dolce all'ACR perché fanno la festa del ciao, e quindi ho preso questi ruoti in alluminio in modo tale che poi prendono e li possono buttare, però non so ancora che dolce fare. Comunque ho preso questi ruoti qua, poi ho preso questo ammorbidente qua che stava in offerta ad 1 euro, orchidea e perle preziose. C'era così o rosa, mi sembrava questo qua un odore più buono e quindi ho preso questo qua. Poi una confezione di uova da 10. Questi mini cornettini qua, e ce ne escono, vediamo un po', io non lo so, mi pare 10 o 15 se non ricordo male. Non c'è scritto, non so se c'è scritto, comunque saranno 10 o 15 cornettini. Li ho presi più che altro per Jacopo, quando verso le 10 o le 11 si vuole mangiare qualcosa. Una confezione di camomilla, perché ci vuole. C'era anche zenzero e limone, però dopo ho paura che a Giuseppe non piaceva e quindi ho preferito prendere questa qua, ho preso camomilla. Un succo grande, ananas e carota e arancia da 2 litri. Un barattolone da 750 grammi di cioccolata, sempre per riuscire a fare qualche dolce per l'ACR. Una busta di patatine per la merenda dei bimbi, perché a volte non so che cosa dargli, sennò sempre lo yogurt, dolci. Ho preso queste patatine qua. 2 confezioni di Yussel di maiale, un'altra sta qua nella busta. Un detersivo per piatti. 2 pacchi di gocciole che sono in offerta a 1,50 euro. L'altra confezione di Yussel.
una bottiglia di aceto. Mia suocera mi comprò l'aceto di vino bianco, scusate, quello là di alcol, comunque per pure fare le pulizie, ma anche da usare in cucina. Però mi scocciava andare al negozio proprio di detersivi, quindi mi trovavo già l'MD, ho preso questo qua normale. Quindi questo qua. E infine ho preso una busta di parmigiano reggiano e la margarina, sempre per fare il dolce. Totale ho speso 23,13 euro, non so se si vede. Siccome ci sarà qualcuno che comunque vi piace sapere anche i prezzi, vi ho detto anche il prezzo. Comunque vi ripeto, sono entrata là che volevo spendere massimo 10 euro, giusto? Volevo prendere uno o due pacchi di gocciole, il latte e basta. Poi siccome mi sono ricordata della festa dell'ACR, ho preso un po' altre cose e basta. Ecco, quindi questa è tutta la spesina che ho fatto stamattina. Ora sistemo tutto. Stamattina i bimbi e Jacopo ho fatto latte e miele, in modo tale che a me non piace, quindi non me lo sono fatto. Però a loro, ecco, io ho fatto latte e miele. Comunque ora apriamo tutto e iniziamo a pulire. Vi voglio far vedere che prodotto sto utilizzando adesso per pulire i vetri. Sto comprando ogni tanto l'asciugan proprio perché la fa mia cognata, e quindi ogni tanto, ecco, compro un prodotto così per provarli. Con il prodotto che acquistai parecchio tempo fa, quello là per lavare a terra, il blu, non mi ricordo il nome, con quello là non mi ci sono trovata affatto bene, rimanevano tutte le macchie a terra e quindi ve lo sconsiglio. Vi straconsiglio il degrasser dell'asciugan, costano un pochino, però comunque ecco, vi durano. Il degrasser dell'asciugan, io avevo delle macchie di bambini con la penna qua vicino al letto, vedete, qualcuna è rimasta, però vabbè, comunque era tutto scritto e si sono tolte. Quindi ecco, vi ripeto, non è che voglio fare chissà che pubblicità, però siccome il mio canale, ecco, nel mio canale ci sono anche video di pulizia, mi fa piacere consigliarvi le cose che, diciamo, anche se costano un pochino, sono buone. Comunque niente, con il degrasser, vi ripeto, si sono tolte anche il mio letto, essendo bianco, e ce l'ho già da 3-4 anni la camera da letto, non mi ricordo. Comunque i bordi del letto si erano fatti tutti neri, comunque con i piedi, con le lenzuola dall'oggi e dall'odomani. Comunque erano passati 3-4 anni, si era fatto un pochino il bordo nero e è uscito di nuovo bianco. Ok, poi sto usando il Tota Brill, che ve l'ho fatto vedere sempre in un video, ed è per la polvere. Anche lui molto buono e odora tantissimo di menta. Ed ora invece mi sono mandata a prendere questo qua, ed è lo Splendivetro, Splendivetro, ed è per vetri e specchi, antipolvere, non lascialoni, quindi ci potete anche magari togliere la polvere sui mobili lucidi. Allora, aspettate mia suocera. Allora, ok, perdonatemi, era mia suocera che mi deve andare a prendere un attimo le daghipirine a Giuseppe. Comunque, vi stavo dicendo, non mi ricordo che stavo dicendo. Comunque, sto usando lo Splendivetro. Veramente l'ho usato, mia cognata me l'ha portato ieri mattina, però avevo già pulito tutto e quindi l'ho usato ieri sera un pochino per l'ingresso, ed ha un profumo stupendo di, sembra mandorla se ricordo bene. Comunque, veramente ottimo. E niente, quindi ora, siccome i vetri dei miei figli sono sempre tutti zozzosi, però già mi ci trovo, pulisco anche i mobili, sinceramente, la televisione, l'armadio e tutto. Niente, volevo dirvi che queste cosine qua, che prodotti sto utilizzando ora per la pulizia della mia casa. Per la cucina sto utilizzando la miscela aceto, acqua e le goccine essenziali. Devo comprare anche le goccine essenziali perché le ho finite. Mamma mia, ragazzi, non riesco a parlare. Ho proprio la gola secca, secca, secca. Oh. Jacopo sta giocando qua con il cosino del Vicks, amore. C'è la faccia tutta zuzzosa, amore, di moccioloni. L'hai mangiato il cornettino che ti ha portato mamma? E com'era il cornettino? Diglielo un po', com'era il cornettino? Buono? E fai vedere com'è buono? Come si fa buono con il ditino?
Fagli vedere, non ti emozionare. Come si fa buono con il didino? Fagli vedere. Fagli vedere. Così, buono. Buono. Fagli vedere come si fa buono col didino. Che c'hai qua? Guarda. Il biscotto. Come si fa buono col didino? Te. Comunque dai, io inizio a fare le pulizie prima che viene anche mia suocera e sono già le 10, quindi ci dobbiamo muovere. Allora, la mano no in testa, la testa non cade, devi mantenere il foglio. Devi mantenere il foglio. Oh, la testa non cade. Ah, io devo ancora finire di pulire la cucina. Cioè, ho pulito già il piano cottura. Ho messo tutti i lavastoviglie, ora devo pulire solamente il lavello. E niente, ecco, stavo guardando un attimo quei compiti che ha fatto Vincenzo. Doveva fare per casa da 0 a 50 e da 50 a 0. Ed ora sta facendo la paginetta sempre del 50. Dopo devi fare ancora un'altra pagina di matematica. E poi italiano, eh? Siamo tutti quanti con la tosse qua. Giuseppe si è alzato dal divano del salone, se n'è andato sul letto, cioè nel letto. E niente, ho mandato un messaggio a mia zia, si fa prendere lei e Christian perché non ce la faccio riscendere. In questi giorni veramente ho tantissimo mal di schiena e non ce la faccio, sto proprio male. Infatti non vi sto girando neanche un video pulizie perché sto facendo le classiche pulizie semplicissime che faccio tutti i giorni, niente di eclatante perché veramente non ci riesco. Comunque ora finisco di asciugare il lavello, pulisco il tavolo e passo un attimo l'aspirapolvere. Voglio fare niente più. Non fa niente più a mano. Mettiti composto. Dai. Comunque, continua questa giornata. Che sonno, me ne andrei a letto. Allora, eccoci qua, ho finito. Adesso di passare anche l'aspirapolvere. Sono le 8:30. Le 20:30, precisissime. Che ho cucinato stasera? Ho fatto la rissa di maiale con i chiodini. Poi due fagioli per contorno insieme all'insalata, spinaci e finocchio. E basta, ecco, abbiamo mangiato solamente il secondo stasera perché essendo che Giuseppe sta a casa, evito di appunto di fare la pasta a cena e la faccio solamente a pranzo. Scusate la mia capigliatura, ma ormai è la mia normalità, non ci fate caso. Oddio, devo solamente sgrullare la tovaglia e basta, ecco, non devo fare più niente, devo andare a lavare la faccia a Jacopo, gli devo cambiare il pannolino e mettergli il pigiama e basta. Mamma mia, è una faticata oggi parlare veramente. A Jacopo, voglio dire, io mi sono già lavata la faccia e tutti i bimbi stanno di là. Domani mattina mi devo svegliare presto che andiamo alla chiesa di Pompei con mia suocera. E non so se viene anche l'amica di mia suocera comunque a dare il buongiorno a Maria. Sentite, io non ci riesco, aspettate. C'ho caldo, dove leva sta maglietta? Comunque, dare il buongiorno a Maria che sarebbe che alzano il quadro. Non so adesso se c'è una tenda davanti perché io anche per me sarà la prima volta domani. Comunque, diciamo, ecco, la sera forse coprono il quadro e la mattina lo scoprono. E quindi domani mattina, ecco, lo fanno tutte le mattine. E se ho capito bene, se so bene, lo fanno il periodo di maggio, che è il mese della Madonna, e il periodo d'ottobre, che è sempre il mese della Madonna. E comunque domani mattina, ecco, vado con lei e vado a casa sua alle 5:30.
E per le 7:30 dovrei stare qua in modo tale da portare i bimbi a scuola. Ne approfitto perché sta Giuseppe a casa e quindi ecco, ne posso approfittare, altrimenti io non sarei mai potuto andare per via dei bimbi. Comunque ragazzi, io non ce la faccio più a parlare, penso che si sia capito oggi, però non poteva non mancare fare i miei amati vlog, e anche se alla fine non dura tantissimo questo vlog, però perdonatemi, a volte non voglio farli lunghi proprio per non scocciarvi, perché alla fine la solita routine, cioè la routine è sempre la solita, quindi cioè, sarebbe anche troppo poi monotono, no? Comunque, che fai? Mi lisci la gamba, amore? Gioia mia, cuore, quanto sei dolce, mamma. Oh, nonna mia. Comunque, noi andiamo a dormire, vieni qua, dai. Saluta con mamma. Oh, mamma mia. Oh, che mal di schiena, amore. Alzati, 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 alzati. Vogliamo andare a fare la doccina? A lui piace tanto fare la doccia. Mamma te la fa un po'? Bella calda calda? Sì, ora andiamo. Perché c'è sto budino che sono 2 o 3 giorni, però alla fine non sta uscendo. Dall'altro ieri sera ce l'ha. Oggi ho cambiato solamente il pantalone. E niente, ecco, quindi sta a casa. Ma io vado a fare anche una doccia, così mamma ti mette il pigiamino pulito. È vero? Sì. Comunque ragazzi, io vi saluto, noi ci vediamo domani mattina con un nuovo video. Ecco qua, Jacopo già vi saluta. Spero che anche oggi, con la mia voce, spero che mi abbiate sentito, vi ho tenuto una bella compagnia. Noi come sempre vi mandiamo un bacione, mandi bacio, e ci vediamo, mandi bacio. Leve ciuccio, mandi bacio. E ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog. Ciao!